lupo torna a colpire ancora, in una sola notte sbranate 30 pecore, i malghesi sono disperati. Non ha risparmiato nemmeno il bassanese, il carro affitti ATER, la testimonianza di un'inquilina. Sit-in di protesta contro le antenne e dentro settembre saranno installate sul massiccio del Grappa. Dimentica le chiavi di casa e cerca di scavalcare il cancello con una scala, ma cade e finisce in ospedale. Nuove installazioni per maggiore sicurezza, sono 30 occhi fissi sulla città murata. Buonasera telespettatori, benvenuti a questa nuova edizione di Bassano TG. Vi facciamo subito vedere delle immagini shock con il massacro in Malga Campo Cavallo nel comune di Enego. Il lupo ha letteralmente fatto una strage, 30 sono le pecore morte e tante ferite che si dovranno abbattere. Gli ovini erano custoditi in un recinto con una rete elettrificata, ma ormai i malghesi in alto piano sono terrorizzati, guardate. Ecco questi pannelli, ecco queste reti elettrificate, servono non solo per tenere a distanza i lupi, ma anche per cercare di salvaguardare direttamente le malghe. Ecco perché adesso esiste l'hashtag Salviamo le malghe. È un modo che gli allevatori stanno cercando di mettere proprio per riuscire a sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto la politica. Per quale motivo? Beh, non meno di 24 ore fa un attacco di lupi ha ucciso oltre 30 pecore, ne ha ferite altre che dovranno essere abbattute e ha lasciato in totale angoscia l'allevatore. Questo però non è un caso, ormai è un attacco quotidiano sull'altopiano e quella che doveva essere un'emergenza, diciamo così, contingente solo per alcuni casi, solo per alcuni malgari, invece è diventata un'emergenza generale. L'abbattimento non è possibile per questione di legge, ma il problema è che in questo momento, come possiamo sentire adesso, gli allevatori non hanno la minima idea di cosa fare. Cosa vuol dire per un allevatore vivere veramente con l'incubo del lupo? Vuol dire non dormire, vuol dire essere sempre impaurito ogni sera e anche di giorno, perché qua non si sa più se questo animale è qua presente e fa i suoi attacchi durante le ore notturne, ma anche può essere un problema anche di giorno. E pertanto siamo veramente stanchi di questa situazione, non riusciamo più a proteggere i nostri animali. La strage di oltre 30 pecore è avvenuta poco distante da qui, ha lasciato sconvolti un po' tutti. Non so se qualcuno verrà mai a dirci cosa fare, in questo momento solo chiacchiere e niente fatti. Ecco, nessuno neanche si rende conto che praticamente i paesi che stiamo vedendo qui nello sfondo sono paesi in cui il lupo ormai circola di sera in mezzo alla strada. Abbiamo avuto dei filmati poco tempo fa qui a Tresche Conca, a Cesuna è passato alle 7 di mattina lungo il parcheggio della strada, del piazzale, io li ho visti, erano a 20 metri a febbraio qui nella mia azienda. Se il lupo entra, come è successo dal collega giù a Campo Cavallo, mi trovo che da domani non ho più il mio gregge. Noi vogliamo salvare le malghe, voglio che questo passi, salviamo le nostre attività, salviamo questo territorio. Fra 20 anni non so cosa troveremo ancora. Volete formaggio? Volete importare? Volete camminare turisticamente? Se l'agricoltore non è qua presente e fa il suo lavoro, questo futuro sarà dimenticato. Quegli animali liberi fra un paio d'anni non ci saranno più. E anche il bassanese è nella rete del carro affitti ATER e le minoranze presentano una mozione. Case ATER, con i suoi 450 alloggi di edilizia popolare, praticamente un decimo di quelli presenti in tutta la provincia di Vicenza, anche nel bassanese gli aumenti degli affitti stanno mettendo in ginocchio tante persone che si trovano il canone triplicato. La nuova normativa regionale, nata è vero per contrastare i furbetti che pur con i milioni in banca vivono nelle case ATER, sta in realtà penalizzando chi ha davvero bisogno di queste strutture e si vedono arrivare affitti alle stelle, ma anche avvisi di sfratto.
stiamo andando a colpire una serie di fasce, categorie deboli, soprattutto anziani, magari che hanno il figlio che a sua volta è andato in pensione, o situazioni, il figlio che è tornato da una situazione lavorativa, da un ex matrimonio, cose di questo genere, e quindi che non tengono conto della realtà del sociale in cui queste persone vivono. Questa cosa sta diventando un problema molto molto grosso. Il PD regionale si è mosso con una mozione il 3 settembre, la questione approderà in Consiglio Veneto. Stesso passo fatto dalle opposizioni a Bassano. Dobbiamo agire verso la regione chiedendo di modificare i criteri che hanno stabilito, che sono troppo restrittivi, seppur basati su un principio condivisibile, ma che non possono assolutamente non tener conto della realtà dei nostri inquilini nel nostro territorio. Presenterete a proposito un ordine del giorno? Sì, presenteremo un ordine del giorno in Consiglio Comunale, che è un ordine del giorno che secondo me può essere condiviso da tutti. Lo mettiamo ancora una volta a disposizione di tutti i consiglieri comunali, speriamo che non ci sia la solita chiusura da parte della maggioranza, perché credo che, insomma, che in questo caso facciamo soltanto il bene di bassanesi e dei nostri concittadini. E a proposito di affitti ATAR alle stelle, siamo stati proprio a casa di una delle inquiline delle case popolari a Bassano e guardate un po' in che condizioni è costretta a vivere. Che succede qua dentro? Che succede? Che ho muffa dappertutto. Anche con l'armadio aperto c'è puzza di muffa dappertutto. Io dormo con le finestre aperte dalla mattina alla sera all'altra mattina, perché tengo sempre aperto tranne quando piove. Però io vivere così non posso più. E diamo pienamente ragione a Egle Bodo, la nostra telespettatrice, che ha deciso di rivolgersi a Rete Vereta. Lei è una delle inquiline delle case ATAR che si è trovata aumentato l'affitto. Siamo in via Scalabrini, due passi dal centro di Bassano. Affitto, dicevamo, alle stelle in cambio di un'abitazione che possiamo definire disastrosa. Perché guardate che roba, muffa ovunque, in cucina, in camera da letto. Puzza da muffa da morire. Un odore di umidità tremendo, chi scrive può testimoniarlo. Lei si è rivolta al comune, proprietario dello stabile, ma le è stato risposto che... Io dovrei fare i lavori a spese mie e io purtroppo non ci sto, a parte che non ho i soldi per fare questo, ma neanche lo stesso, insomma, neanche i zingari vivono su una casa così. Lei vive in questa situazione e adesso le è arrivata anche la sorpresa dell'aumento dell'affitto, che praticamente è triplicato. Sì, è aumentato l'affitto, però insomma su una casa così mi rifiuto anche. Sì, non ha senso, le aumentano l'affitto perché adesso il compagno vive da lei, esatto. Però la situazione non cambia perché la casa è un disastro. Esatto, la casa è un disastro e io, avendo avuto già la broncopolmonite 5 anni fa, sono stata ricoverata un mese e mezzo in ospedale e mi hanno tassativamente detto che non posso vivere in mezzo alla muffa. E io purtroppo è da marzo che continuo ad abitare qua. A questo punto si spera che magari attraverso un appello lanciato attraverso le nostre telecamere si riesca a raggiungere qualcosa, uno scopo. Io lo spero di vero cuore, perché non ne posso proprio più. Se loro aspettano che io muoia, io non voglio morire a 61 anni, perché non ho una casa decente. E continuate a scrivere attraverso il nostro TG Linea Aperta le vostre richieste via WhatsApp al numero 340-3218-379 oppure via email. E scoppia la polemica sulla presidenza delle commissioni comunali bassanesi e le minoranze chiedono chiarimenti. La prima cittadina di Bassano, Elena Pavan, decide le presidenze delle 5 commissioni comunali permanenti, ma delle minoranze, a differenza degli anni passati, neanche l'ombra, tanto da sollevare lo sdegno delle opposizioni. Nel dialogo che c'è stato con questa nuova amministrazione, prima ancora di sedersi attorno a un tavolo e vedere chi delle minoranze poteva assumere la presidenza e di quale commissione, c'è stato un diktat, perché la sindaca Pavan ha detto non accetterò mai che un ex assessore o l'ex sindaco possa essere presidente di una commissione. Essendo che buona parte dei consiglieri di minoranza sono di fatto rappresentanti della vecchia giunta, significava tagliare subito fuori buona parte dei consiglieri di minoranza. Per noi questo è inaccettabile, perché il presidente della minoranza della commissione che veniva appunto assegnata alle minoranze è sempre stato scelto all'interno di un percorso di dialogo, di
confronto tra minoranza e maggioranza, senza diktat da una parte e dall'altra. Per cui se la sono fatta, se la sono mangiata, di fatto hanno fatto il pigliatutto senza concedere nessuna presidenza ai rappresentanti di una fetta consistente di bassanese che non hanno votato questa maggioranza, ma hanno votato altre persone e altri programmi. Ma che abbiano paura? Ma penso di sì, perché se io devo scegliere in base alle competenze chi meglio di un assessore o del sindaco che ha avuto, come dire, in mano quotidianamente certe materie è in grado di guidare una commissione. Se invece non si guarda le competenze, si guarda qualcos'altro o peggio, si ha paura che una persona troppo competente delle minoranze possa dar fastidio, allora credo che ci muoviamo davvero su un piano sbagliato. Hanno spiegato il perché? No, nessuna motivazione, credo che condividere parte delle norme significa dare un segno di umiltà, riconoscere che si sono vinte le elezioni ma non col 100%, quindi è giusto anche che i rappresentanti degli altri bassanesi che non ti hanno votato abbiano dei ruoli di rappresentanza anche all'interno delle commissioni consigliari in qualche altro ente. Parliamo ora delle 5 antenne di telefonia mobile che dovrebbero sorgere a breve sul massiccio del Grappa e di un sit-in di protesta. Loro sono un gruppo di cittadini di Semonzo e quelle antenne sul Grappa che dovrebbero sorgere a breve per la copertura telefonica mobile proprio non vanno giù. Già a gennaio c'era stata un'intervista rilasciata a Rete Veneta dove veniva espressa tutta la contrarietà per l'iniziativa, ovvero la nascita delle 5 antenne, come preannunciato anche dal presidente dell'Unione Montana del Grappa, Paolo Mares. Riteniamo che sia un'opera completamente inutile, in quanto a Semonzo già è coperta dalla fibra ottica e cosa che è stata nascosta dai nostri amministratori per rendere più credibile la necessità di approntare la telefonia in Grappa. E per quanto riguarda i tralicci sul Monte Grappa, invece non dovrebbe essere competenza dell'Unione Montana, bensì dei gestori telefonici. Un sit-in di protesta quindi previsto non a caso in località La Rocca di Semonzo, sabato a partire dalle ore 10, dove è stato approntato un palo che attende soltanto l'installazione della parabola, la prima antenna. Le altre 4 sorgeranno a Campo Croce, in località Colli Veci di Borso del Grappa, a Cima Grappa, nelle immediate vicinanze del parcheggio del Sacrario a ridosso dei Bagni e in località Masarè a Pieve del Grappa, lavori che dovrebbero essere ultimati entro il mese di settembre che vedono una spesa di 800.000 euro come progetto finale, 400.000 provenienti dai fondi europei e i restanti dalle casse dell'Unione Montana. Parliamo ora di sport e più precisamente di calcio con l'FC Bassano 1903 per il quale è aperta la stagione calcistica. È iniziato ufficialmente ieri sera con un incontro fra giocatori, staff e soci nella sede CMP di Romano De Zelino la stagione 2019-2020 dell'FC Bassano 1903. Ghiotta occasione per incrociare per la prima volta i tanti volti che vestiranno la maglia giallorossa già a partire dalla prossima settimana. È fissato infatti per lunedì 5 agosto alle 18.30 il primo ritrovo sui campi di Sacro Cuore e già giovedì 8 sarà tempo della prima sfida amichevole della stagione contro il Cartigliano. Il giorno successivo i giallorossi saliranno a Casteltesino per l'ormai tradizionale ritiro che durerà fino al 14 agosto e che vedrà i ragazzi di Mister Maino affrontare una serie di amichevoli. Le prime domenica 11 nel triangolare con una rappresentativa locale e una formazione che milita in promozione. La seconda prima del ritorno in pianura mercoledì 14 con il San Giorgio Sedico. Anche quest'anno saranno i fedelissimi ad occuparsi dei giocatori durante il ritiro e anche dei tifosi che potranno trascorrere una giornata di festa con i loro beniamini domenica 11 agosto. Finisce all'ospedale dopo aver scavalcato il cancello. Bassano, è accaduto oggi pomeriggio attorno alle 16.30, un giovane si era accorto di essersi chiuso fuori casa in via Passalacqua in città, ha pensato bene di cercare una lunga scala per scavalcare l'alto cancello della propria abitazione, ma evidentemente ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di 4 metri. Sul posto per i primi soccorsi i vigili del fuoco di Bassano, l'ambulanza del 118, per lui la diagnosi parla di politraumatismo. 270.000 euro per sistemare strade e marciapiedi.
Mussolente, 270.000 euro per la sistemazione di marciapiedi e strade, un progetto che permetterà di rimettere a nuovo diverse vie in tutto il territorio comunale. In alcuni casi i lavori si sono svolti lungo marciapiedi e sono già stati portati a termine, rendendo percorribili e soprattutto in sicurezza le corsie pedonali in via Verdi, a Casoni e nelle centralissime via Roma e Pio X nel capoluogo. Già terminate le opere di asfaltatura anche in via 11 febbraio, mentre già in parte completato il manto stradale delle vie Don Luigi Castagna e Vescovo Longhin. A breve sarà terminato anche il tratto di via Madonna della Salute da Casoni a Sacro Cuore. Parliamo di maltempo che non concede tregua. Il maltempo non dà tregua e anche la Regione Veneto dirama un bollettino di allerta meteo per le prossime ore, facendo notare come la Protezione Civile sia al lavoro in tutta la nostra regione per far fronte ai disagi causati dalle forti precipitazioni di oggi. Codice arancione, preallarme quindi fino a stanotte in tutta la pedemontana, trevigiana, vicentina, bellunese, soprattutto alla luce delle previsioni meteo costantemente monitorate che vedono il massimo impegno della Protezione Civile regionale per coordinare al meglio gli interventi. Integrate le squadre nel Vicentino a Pieve Nerocchette, soprattutto situazioni critiche anche tra le province di Treviso e Venezia, con chiamate dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti. In arrivo 30 nuove telecamere per incrementare la sicurezza della città murata. Cittadella, città murata e sorvegliata, sì, perché sono in arrivo 30 nuove telecamere per controllare soprattutto certi angoli come Borgo Treviso, Viale di Puglia, Campo della Marta e la zona della stazione. Come abbiamo letto magari nei giornali non tanto tempo fa, perché comunque quando un minorenne arriva ad ubriacarsi e ad andare in pronto soccorso è una sconfitta non solo per il minore, per la famiglia, ma anche da parte di tutta la società. Quindi è nostro obbligo morale di intervenire in questi casi per cercare appunto di prevenire che queste cose avvengano, e le telecamere, gli agenti di polizia locale, i controlli nel territorio servono appunto a questo. Al corpo di polizia locale di Cittadella mancano uomini, conferma il sindaco, che però è pronto a rafforzarne i ranghi. Agenti per rafforzare il sistema integrato di telecamere che mette in collegamento il comune con le forze dell'ordine. Per dare un esempio, il campetto di Borgo Treviso è una delle zone che verrà presto fornita di una telecamera particolare che permetterà alle forze dell'ordine, in questo caso i carabinieri e la polizia locale, di verificare se c'è qualcosa che non va, e in questo caso partire dalla stazione dei carabinieri o dalla casa o dal nostro comando per arrivare nel luogo e riuscire a risolvere la problematica. Quindi le telecamere servono sia come deterrente, servono a posteriori nel caso in cui venga effettivamente fatto un reato o un qualcosa di strano, ma in particolari luoghi servono per controllare in costanza che cosa succede in quel particolare luogo. Telecamere sempre più sofisticate che permettono anche il riconoscimento facciale, facendo sempre attenzione alla privacy dei cittadini. Tutti questi dispositivi, abbiamo oltre 230 telecamere, se pensiamo bene che potremo implementare o acquistare dei software che permettono il riconoscimento facciale, pensate bene che anche nel posizionamento dei varchi, il transito agricolo e con la telecamera, oltre che la targa, riusciamo a vedere che c'è in macchina. Pensate bene che se una rapina, hai capito, che è avvenuta a Vicenza, il veicolo transita per Cittadella e riusciamo a captare, a capire che c'era in auto, per le forze di polizia diventa facilissimo rintracciare gli autori. Focus questa sera alle 21.15, in studio con il nostro direttore Luigi Baccialli. Questa sera ci sono Paolo Armenio, Marcello Bano, Enzo Spatalino e Massimo Venturato, quindi non perdete l'appuntamento. Vediamo ora le previsioni del tempo di domani. Vi ringrazio intanto di essere stati con noi, una buona serata a tutti voi. Dopo il passaggio velocissimo di un sistema perturbato, l'anticiclone delle Azzorre non ci protegge così intensamente, però non ci sono all'orizzonte sistemi perturbati che approfittano di questa debolezza. Quindi tutto sommato un fine settimana all'insegna del tempo stabile. Un po' più di instabilità l'avremo a ridosso dei rilievi e soprattutto sui rilievi, ma il tutto si risolverà poi con qualche temporale veloce. Quindi prevediamo, almeno in pianura per sabato e domenica, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si formeranno dei cumuli
cosiddetti di bel tempo, che non dovrebbero dare effetti almeno diffusi. E i venti saranno deboli con qualche rinforzo, sì, di direzione di provenienza variabile, le temperature, le minime intorno ai 19-20 gradi, le massime intorno ai 30 gradi. L'alto Adriatico tende al poco mosso, quasi calmo, anche se c'è una tendenza poi con il passare delle ore ad aumentare il suo moto ondoso. È tutto.